mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Benvenuti al quarto giorno della Milano Music Week. In realtà sarà un mini video questo, perché oggi sono stato tutto il giorno a lavoro in radio e quindi ho perso tanti eventi. Ce ne sono stati veramente tanti e molto interessanti. Però sto andando al Mare Culturale Urbano, dove ci sono gli Eli e le Storie Tese, con Luca De Gennaro, che è il curatore di tutta la Milano Music Week, e racconteranno un po' di cose legate alla musica degli Eli. Questo non potevo perdermelo. Siamo andati in studio e abbiamo detto sì, e andava bene. Se ci battesse senza nessun motivo. Come quasi tutte le cose dei nostri dischi. Uno scoda, che suonano questa cosa all'inizio, non c'è troppo cazzo. Ci piaceva questo suono etnico. Alla fine qualcosa sono riuscito a farvela vedere, ma era veramente pieno. Gli Eli continuano a tirare e tireranno per sempre e attireranno per sempre un sacco di gente. Il racconto di Italian, che è stato l'album di cui hanno parlato insieme a Luca De Gennaro, è stato un racconto in versione Eli e le Storie Tese, cioè quasi spirituale, lo definirei onirico. Eli e le Storie Tese. Giusto per darvi anche un'indicazione geografica, il Mare Culturale Urbano, che è il luogo dove si è tenuto questo incontro, si trova a Primaticcio, che è una zona completamente distante da quella che vi ho fatto vedere nei giorni scorsi, quindi un'altra zona di Milano che viene valorizzata grazie alla Milano Music Week. Questa cosa non è da sottovalutare. Per quanto riguarda la Milano Music Week, il quarto giorno della Milano Music Week, gli eventi sono finiti per quel che mi riguarda. Stasera ce ne sono tantissimi in giro per Milano, io però, ragazzi, ho anche una vita privata. Domani si ricomincia, perché poi arriva il weekend e sarà una bella botta, una bella batosta, un po' come ieri. Il video però non è finito qui. In questo momento sono le 7 del pomeriggio, passiamo direttamente a mezzanotte. La Milano Music Week, almeno il giorno 4, doveva finire oggi pomeriggio, come vi ho detto prima. In realtà ho trovato quest'uomo qua, Tiziano Ferro. Lo lascio andare, mi bloccheranno il video per violazione del copyright, ma va bene così. Sinceramente non sapevo nulla di questo evento di Tiziano Ferro, però è stato carino, molto carino. Presentazione dell'album in Piazza Gaia Aulenti, è stato interessante. E adesso si vola direttamente a casa per la New Music Friday. Va bene, siamo a casa, è arrivato il momento della New Music Friday. Finisce qua il quarto giorno della Milano Music Week e noi ci vediamo domani. Ciao! Angel,